Io cucino questi dolci da 50 anni. Assaggi, assaggi, la prego. Sentaro, giovane scontroso chef di scarso entusiasmo e poco talento, gestisce un negozio di dorayaki, dolci tradizionali giapponesi, senza grande successo. Un giorno una vecchia signora di nome Toku, dolce e sorridente, lo convince a farsi assumere come aiuto, dopo avergli fatto assaggiare la sua ricetta segreta di confettura di fagioli. Toku dimostra di avere una magia nelle mani, sa ascoltare i fagioli, gli parla ed ha la capacità di aspettare i loro lunghissimi tempi di cottura. Il risultato è stupefacente ed in poco tempo il piccolo negozio fa il tutto esaurito. Non è meraviglioso? Ma la signora Toku nasconde un segreto, le sue mani sono sfigurate da una vecchia malattia che l'ha tenuta lontana dalle altre persone per tutta la vita, la lebbra. Nello spazio di pochi metri, pochi giorni, i protagonisti si confrontano unendo le loro solitudini e i loro dolori, riuscendo così a dare la svolta necessaria alla loro esistenza. Guardate, ho sorriso! In cucina si sa, tutto può accadere, basta davvero metterci il cuore, come spesso ci ha insegnato il grande cinema. Basti ricordare un piccolo gioiello come Il pranzo di Babette, premio Oscar al miglior film straniero nel 1988, con Babette, raffinata cuoca francese che dopo anni di modesto servizio presso due anziane sorelle, consuma tutti i soldi della vincita alla lotteria per organizzare un pranzo fastoso e dare sfogo alla sua arte culinaria. Non a caso uno dei film più cari al nostro Papa Francesco. Così ora sarete povera per il resto dei vostri giorni. Un artista non è mai povero. Accade anche in Italia, in un'assolata estate romana, ad un signore di mezza età, celibe e abituato ad alzare il gomito un po' troppo, di trovarsi, suo malgrado, a trascorrere il tradizionale pranzo di Ferragosto con l'anziana madre ed altre bizzose vecchiette, determinate a formare una strana alleanza a suo discapito. Un film coraggioso, dal budget esiguo, che riscosse un inaspettato e travolgente successo. Maria. Ritorneremo ancora di nuovo. Certo, a me quando volete. E festeggeremo sempre alla buona. Per non parlare di Chocolat, con la bella Juliette Binoche, pasticcera alle prese con i pregiudizi degli abitanti di una piccola cittadina francese negli anni 50, che si cimenta con un pranzo gourmet per festeggiare i 70 anni dell'anziana Amande e ringraziare gli abitanti del piccolo villaggio che l'hanno accolta. Insomma, al cinema così come in cucina, l'importante è metterci il cuore, come fa anche la signora Toku. Arrivederci.